Cassì è stato riconfermato sindaco di Ragusa e se nessun ragusano si stupisce più di tanto per la vittoria del sindaco uscente, certamente ci si sofferma però a guardare i numeri delle preferenze e quella di ieri è stata una Ragusa in festa che ha salutato il due volte sindaco Cassì. Larghissimo il sostegno, ha infatti ottenuto il 62,92% del totale. Insomma, il civismo ha superato il consenso dei partiti politici e difatti Riccardo Schininà, candidato del centro-sinistra, si è fermato al 19,47%. Giovanni Cultrera, invece, candidato del centro-destra al 9,71%, mentre Sergio Firrincieli del Movimento 5 Stelle ha ottenuto il 7,90% dei consensi. E sono state tantissime le urla di gioia, ma anche gli auguri rivolti ieri al sindaco che ha rindossato la fascia tricolore. A metà pomeriggio si è poi spostato al municipio a piedi e sono stati davvero in tanti a fermarsi per complimentarsi con lui. Cassì si spiega tutto questo, è detto ai nostri microfoni, perché al di là delle parole rimangono i fatti e la correttezza che lo ha contraddistinto, sottolinea, anche in campagna elettorale. Il risultato di oggi dimostra che non solo la gente ha apprezzato il lavoro svolto, ma che aggiungerei qualcosa di più, perché di queste dimensioni mi viene da pensare che si è creato proprio un rapporto particolare, un'empatia con la gente, e questo mi fa particolarmente piacere, è anche una questione umana, il sindaco è il politico di prossimità, quello più vicino alla gente, quindi si crea anche un rapporto di questo tipo. E io ho curato molto questo aspetto, ma non perché lo dovevo fare, perché mi è venuto assolutamente naturale farlo, mi è anche piaciuto stare in mezzo alla gente, ascoltare molto. E un'altra cosa importante che secondo me la gente ha apprezzato è il fatto di dire comunque la verità. Cioè, il sindaco fa scelte continuamente, non può accontentare ovviamente tutti, ma l'abbiamo sempre detto con onestà, le cose si potevano fare, quelle che non si potevano fare, e quindi questo alla fine è un atteggiamento che ha ripagato. Per quanto riguarda la campagna elettorale, lei più volte ha detto che non si fa campagna elettorale attaccando semplicemente il sindaco uscente. Forse i cittadini si sono resi conto di questo, secondo quanto detto lei, anche sulla base dei fatti? Allora, è stata una campagna elettorale molto dura, molto violenta, non per colpa mia, chi sta a Ragusa, chi ha seguito lo potrà testimoniare. Sono stati fatti attacchi pesanti, anche personali. In politica non bisogna mai farne un fatto personale, già perdi se operi in questo modo, già sei sconfitto, già sei perdente. E quindi è stato fatto troppo spesso anche questioni personali. È stato un attacco violento, io non ho risposto, mi sono sentito in dovere di interrompere la catena del risentimento. Non ho motivo di risentimento, io sono un amministratore, sono stato un amministratore, lo dovrò fare per altri 5 anni, io devo amministrare. Chi ha pensato di impostare buona parte della propria proposta politica, in primo luogo cercando di delegittimare quello che è stato fatto da me, ha sbagliato. I restanti 3 candidati hanno subito rivolto gli auguri a Peppe Cassì accettando la scelta dei ragusani. Prendiamo atto, ha dichiarato Sergio Firrincieli, dell'esito del voto e facciamo i nostri auguri a Peppe Cassì, che è stato premiato dagli elettori forse oltre ogni aspettativa. Ed è dello stesso pensiero anche Giovanni Cultrera, che si è detto subito pronto a ripartire per lavorare per recuperare i consensi e per individuare anzitutto i bisogni dei ragusani. Partire in ritardo rispetto agli altri, ha spiegato, ha comunque influito. A stupirsi del risultato anche Riccardo Schininà, che si è detto stupito proprio dai numeri. E sapevamo sin dall'inizio che era una partita difficile, in realtà non ci aspettavamo una affermazione così importante, quindi mi complimento ovviamente con il sindaco uscente, nuovo sindaco della città, e gli auguro un buon lavoro. Ci aspettavamo una nostra crescita, in realtà Cassì, presentandosi solo con delle liste civiche, è riuscito a prendere il voto sia del mondo del centro-sinistra sia del mondo del centro-destra, e lo dimostrano i voti bassi presi dal candidato del centro-destra e dai 2 candidati del mondo del centro-sinistra. Quindi spero che possa governare bene, sono sicuro che in consiglio comunale stanno entrando più anime rispetto a 5 anni fa. 5 anni fa una sola lista con il 9% dei voti aveva preso il 60% dei seggi, questo oggi non accadrà né nella maggioranza né nella minoranza, e questo sicuramente aiuterà ad un dibattito più vivace. Ma è il momento anche di fermarsi ed analizzare. Da domani si parte, ma con quale consapevolezza? Cosa bisogna fare per avere quanti più consensi possibile e soprattutto per recuperare quei consensi che sono persi per via dell'astensionismo?
Per quanto riguarda il centrosinistra, deve riaffermare il primato della politica, bisogna creare le condizioni che i partiti risorgano a tutti i livelli, perché la vittoria del solo civismo rischia di essere una vittoria del qualunquismo ed è un problema per la politica. Le elezioni sono da sempre il termometro migliore per capire quanto bene si è fatto per raggiungere i cittadini. Si tratta di ricevere fiducia, ma anche di capire i bisogni della città, e in queste amministrative a tanti è rimasto l'amaro in bocca. I partiti politici a Ragusa hanno ricevuto uno schiaffo dal civismo che in campagna elettorale è stato criticato, ma che invece dentro le urne ha ottenuto i consensi di chi ha premiato la persona e le idee. Ripeto, il nostro candidato non si può rimproverare nulla, e anzi abbiamo scoperto, il centrodestra deve rendersi conto che ha scoperto una grossa risorsa per la politica provinciale e ne dovrà tenere conto nel prossimo futuro, che è Giovanni Cultrera. Per il resto, dicevo poc'anzi che le campagne elettorali non si improvvisano. Il 75% del sindaco Schempari a Comiso significa che le campagne elettorali si preparano giorno dopo giorno, e quindi diciamo che Fratelli d'Italia, che a livello nazionale ha fatto questo exploit, nelle sedi periferiche dovrebbe organizzarsi un po' meglio, perché non tutto funziona come a Comiso o a Vettori. Poi prendiamo atto che non c'è altro centrodestra a Ragusa, che Forza Italia purtroppo è praticamente inesistente, che la Lega non è pervenuta. Dobbiamo ringraziare gli amici di Insieme, che con grande generosità hanno partecipato a questa battaglia, e penso che avranno un risultato lusinghiero, e quindi c'è da rimboccarsi le maniche. Noi pensavamo di offrire un'alternativa alla città, diverso su tutta una serie di cose, ma la città, con la risposta che ha dato, ha detto no, per noi va bene questo sindaco, e quindi se lo è difeso, e con questo grandissimo risultato sarà il sindaco dei prossimi 5 anni per la città. E quindi a lui innanzitutto gli auguri di buon lavoro, insieme ovviamente anche agli altri sindaci eletti a Modica, a Comiso e ad Acate. E noi faremo la nostra parte, ovviamente io sono a loro disposizione, così come sempre, speriamo che mi utilizzino di più. Ma a proposito di questo, lei ha grande esperienza nel mondo della politica e sa meglio di me che le elezioni servono come termometro, e quindi quali le considerazioni che possiamo fare per analizzare quello che è l'elettorato ragusano? Ma riferito a Ragusa, cioè, l'elettorato è stato governato, quando si esprime su un sindaco uscente, ovviamente si esprime sul suo operato. La città è contenta, cioè non ci sono nessun margine di dubbi, cioè quando l'elettorato si esprime con questi risultati è chiaro che è contento, punto. Adesso non rimane che fare il punto e ripartire, cercando di farsi portavoce dei bisogni dei cittadini, come dichiarato ieri dalla stessa Stefania Campo, parlamentare regionale del Movimento 5 Stelle. Quando c'è un vincitore, dall'altra parte non ci sono solo meriti di chi ha vinto, ma anche demeriti di chi ha perso. Quindi noi già dall'indomani dei risultati elettorali ci riuniremo, faremo un'analisi del voto, capiremo quali sono state, insomma, le motivazioni che hanno causato questa parabola discendente del Movimento 5 Stelle in quest'ultimo periodo, per ricominciare sicuramente gli elettori, che rappresentano appunto una grande testimonianza di democrazia, ci hanno relegato al ruolo dell'opposizione, e quindi continueremo a svolgere il nostro lavoro nel migliore dei modi possibile, in maniera sempre molto attenta e propositiva, augurando chiaramente al candidato che vincente un buon lavoro. Al momento non è in grado di dirci quali le variabili che possono aver influito in questo calo di consensi? Ma le variabili non riguardano sicuramente solo il dato dell'ente locale, ma è tutto un dato nazionale. Quando si governa è fisiologico che si accontentano e scontentano delle persone, e quindi è anche fisiologico che si abbassino un po' i consensi. A
Modica stravince Maria Monisteri. La città adesso ha il suo primo sindaco donna, che potrà contare tra l'altro su una solida maggioranza in consiglio. Basta pensare infatti che la Democrazia Cristiana di Cuffaro con Ignazio Abate stravince con una percentuale che da sola eguaglia l'intera coalizione della candidata Ivana Castello. Questa è la situazione che si delinea a Modica, dove la Monisteri ottiene il 68,48% dei consensi totali. Ivana Castello invece, candidata sindaco, ha ottenuto il 24%. Schiacciante poi la sconfitta di Nino Gerratana, che ha ottenuto il 7,52%, e le cui liste non hanno superato la soglia del 5%. Indescrivibile la gioia e il clima di festa che già nelle prime ore del pomeriggio di ieri a Modica si respirava dentro il comitato elettorale del neo sindaco, dove si ripeteva a gran voce che ha vinto la continuità ai buoni progetti, e dove si è detto più volte che in campagna elettorale occorre puntare sulle idee e non sulla guerra agli avversari. L'emozione è tanta, dovuta soprattutto all'emozione di chi mi circonda. È bellissimo vedere arrivare tanti cittadini che vengono a congratularsi e che comunque esprimono la loro felicità anche dagli occhi e dai sorrisi. Che sindaco vorrà essere? Il sindaco di tutta la città io lo volevo essere, ma con questa percentuale così alta penso proprio che lo sarò, perché me l'hanno voluto dimostrare che sono con me e io farò di tutto per la città. Tra l'altro è il primo sindaco donna della città di Modica. Sì, e questo mi emoziona tanto, perché comunque, a parte che ho sempre conosciuto e ho voluto approfondire la storia della città, poi la delega come assessore alla cultura ha fatto sì che io ancora studiassi la storia proprio di Modica, e questo mi emoziona tanto, ad essere la prima donna sindaco di Modica, sì. Tra l'altro ha detto bene, qui c'è una gioia che è difficile comunque raccontare, ma è veramente un gruppo che forse gioisce ancora più di lei per la notizia. E questo mi dà quell'energia, mi facilita quello che dovrò andare a fare, perché so di non essere sola, ma di avere il conforto di tanti, di una buona parte di cittadini, anzi di una stragrande maggioranza di cittadini. E ultima domanda, sarà il sindaco di tutti? Perché si dice sempre in campagna elettorale. Allora sì, e non lo dico per retorica, e chi mi conosce sa che sarà così. Ivana Castello, che non ha raggiunto il risultato sperato, ha dichiarato ai nostri microfoni di non essere in condizioni di poter augurare buon lavoro al sindaco e ha spiegato anche le ragioni di tale posizione. No, devo dire che è una vittoria schiacciante, no, non mi aspettavo questi risultati, però a quanto pare la città ha scelto per Abate, per il sistema Abate, e quindi ne prendiamo atto. Ha perso, già detto, ha perso la città, ne sono convinta. E purtroppo il lavoro in continuità sarà, penso, devastante per i cittadini, però se questo è il risultato lo accettiamo per quello che è. Una perdita secondo te quindi? Assolutamente, una perdita della città, infatti mi è stato chiesto pure di augurare un buon lavoro, non lo posso fare perché il lavoro che è stato fatto a danno dei cittadini modicani, e per questo non posso augurare un buon lavoro. E il ruolo all'opposizione quindi sembra che ti spetterà nei prossimi giorni? Spero e penso di sì. A questo punto forse la gente mi vota per essere sempre all'opposizione, è una battuta, però per dire va bene così, ci impegneremo e lavoreremo sempre come opposizione ovviamente. Aria di festa già dopo i primi 30 minuti di spoglio, ieri in piazza Fonte Diana, proprio davanti il comune di Comiso, dove ha sede il comitato elettorale di Maria Rita Schembari, la prima donna sindaco di Comiso, tanto apprezzata e stimata da essere anche riconfermata con numeri che non lasciano alcuna speranza al diretto e unico avversario Salvatore Liuzzo. Per lei infatti il 74% delle preferenze contro il 26% del diretto competitor. Ben altra storia di quanto visto 5 anni fa, quando invece si rimase con il fiato sospeso fino all'ultimo voto, quando ancora Maria Rita doveva farsi conoscere e vinse contro Spadaro al photo finish per una manciata di preferenze. Ieri invece festa fin da subito, con abbracci, selfie e applausi ad ogni nuova sezione aggiunta in tabellone. La Schembari ha infatti viaggiato sempre con una forbice ben ampia, che spesso superava del doppio quella dell'avversario. Una vittoria esaltante, bella e vissuta con entusiasmo, ha affermato il neosindaco rieletto Maria Rita Schembari. La conclusione migliore di settimane di lavoro intenso nella campagna elettorale
sociale, ma soprattutto la conferma di 5 anni che sono stati apprezzati dalla gente di Comiso. Non solo il primo sindaco donna della città casmenea, ma anche una vittoria all'interno del centrodestra. Sì, ma non solo il primo sindaco donna di Comiso, ma anche il primo sindaco di centrodestra che riesce a centrare l'obiettivo del secondo mandato. Il che significa tanta responsabilità in più che sento tutta sulle mie spalle e che porterò avanti con la stessa determinazione e lo stesso senso del dovere che mi hanno contraddistinto nei 5 anni appena trascorsi. I prossimi 5 anni, quali sono i progetti con l'esperienza già di 5 anni passati? Beh, intanto abbiamo già 25 milioni di euro di progetti appaltati e ottenuti tramite PNRR, fondi di altra provenienza che serviranno veramente a cambiare meglio il volto della città e oltre questo una grande attenzione alla mitigazione del rischio idrogeologico di cui soffre purtroppo tutta la nostra nazione, ne fa eccezione la Sicilia e tantomeno Comiso per la sua conformazione geografica e poi tanta attenzione al centro storico. La campagna elettorale è terminata, cosa si sente dire? È stata una campagna elettorale leale, come è stata vissuta da parte sua? Da parte mia assolutamente leale, io ho parlato solo ed esclusivamente dei progetti che voglio portare avanti, da parte dell'avversario non posso dire la stessa cosa. A parlare di vittoria all'interno di centrodestra anche il senatore di Fratelli d'Italia Salvo Sallemi è arrivato a Comiso per complimentarsi e abbracciare il sindaco riconfermato. Il 75% innanzitutto è un risultato importantissimo che dimostra quanto Maria Rita è stata fondamentale per Comiso in questi 5 anni, quanto sarà fondamentale per la città di Comiso per i prossimi 5 anni, perché vincere le elezioni è un conto, essere riconfermato dopo 5 anni e con il Covid è un altro conto, quindi un grande applauso a lei, alla sua campagna elettorale, al grande stile che ha. Per Fratelli d'Italia sarà un risultato importante, vedremo i risultati delle liste, sono più che convinto che sarà la prima lista della coalizione, aspettiamo solamente il risultato delle preferenze per festeggiare completamente. A circa 300 metri invece di distanza il comitato elettorale di Salvatore Liuzzo, dove si respirava un clima ben diverso, una sconfitta però compresa e accettata dal candidato di centro-sinistra che non manca anche di dare appuntamento in consiglio comunale qualora dovesse ricoprire il ruolo nell'opposizione. È stata una campagna elettorale bellissima ed entusiasmante e naturalmente ci aspettavamo un risultato decisamente migliore. Io dico che il trend nazionale è assolutamente evidente, un po' dappertutto il centro-sinistra manifesta la difficoltà di rappresentare un'alternativa valida al centro-destra e quindi a cascata noi viviamo questa situazione e naturalmente la soffriamo anche a livello locale. Nei prossimi 5 anni Salvo Liuzzo sarà sempre attento e partecipa alla vita assolutamente, assolutamente sì. Noi saremo, se avrò la possibilità di essere in consiglio comunale, quindi questo lo vedremo sulla base dei risultati che arriveranno in corso d'opera e naturalmente sì, faremo una opposizione dura, però dovrà essere un'opposizione intelligente che in qualche modo, come giusto che sia, punti al bene dei cittadini, che è la cosa principale. Grande festa anche ad Acate, dove con poco più del 40% di preferenze viene eletto sindaco Gianfranco Fidone con la sua lista Acate punto a capo e il sostegno sempre di Fratelli d'Italia. Fidone riesce così a superare candidati già ben noti a Palazzo di Città come Francesco Raffo o il sindaco uscente Giovanni Di Natale e l'ex sindaco Giovanni Caruso.